Nuovo video di Esecto. Ciao ragazzi, sono Esecto e oggi siamo tornati finalmente qui sul mio canale con un nuovo episodio di Rainbow Six. Bene, bene, bene. Come sempre ci tengo a ringraziare tutti coloro che supporteranno il video con un bel pollicione in su ed un piccolo commento. Se uscite la mappa grattacielo, iniziamo a difendere noi. Mi sono preso Doc. Tra l'altro, ragazzi, a me proprio scappa troppo da ridere. Non so se avete visto la mimetica che ho sull'arma di Doc, che me l'avete criticata tutti. Devo dire che non avete assolutamente tutti torti, eh. È piuttosto imbarazzante, però l'ho messa per variare un po', raga. Se no sono sempre le stesse mimetiche e questa fa piuttosto ridere, anzi fa proprio schifo. Però oh, chi si disquassa, adesso ve la faccio vedere un attimo, che devo provare a fare il buchino qua, così stando qua dalle scale possiamo anche vedere questa finestra, raga, se entrano. Ok, io direi che facciamo l'ultimo così e va bene. Eccola qua. Guardate che cesso di mimetica, raga. No, è guardabile, è guardabile. Allora, come vedete, ho preso il filo spinato. Io di solito su Doc avevo lo scudo, perché secondo me qua era più efficace il filo spinato. Adesso devo cercare di capire da che parte arrivano. Noi siamo posizionati molto bene. Ognuno di noi ha una propria parte della mappa. Qua hanno rotto qualcosa, non ho capito da dove. Madonna! Io li sento qua fuori. Guardate che... c'è uno che continua a urlare come un matto. Ma che cazzo è? È un giocatore, raga, non... è... ho provato a fare il wallbang della mia... se mi viene un wallbang del genere, raga, mi faccio pelato. 5 contro 3, grandissimi. Io non li vedo neanche, non so dove possono essere. O stanno facendo... il giro da sotto... che può essere, oppure a parte che qua fuori ce n'è uno. Io ne sento uno qua fuori. Qua da questa cazzo di finestra qui ce n'è uno, raga. Vai, spara, spara a caso. Mettiamoci qua, tanto giochiamocela con calma, anche perché con Doc, sapete, io difficilmente me la pusho. Se no mi sento anche da... stanno rompendo la finestra, oh. Hanno rotto sta finestra. Ce n'è uno qua, eh. Entra, entra, che ti secco come un caimano. What the fuck? Twitch? Ma guarda quante vite io ho lasciato. Oh, raga, ma come cazzo ha fatto se percorro lì? Ma come cazzo? Lo voglio vedere. Cioè, lui è entrato. No, è pazzesco. Forza, raga, vendicatemi, perché io... allora, o mi ha dronato e non mi ha spottato, che potrebbe anche essere, oppure, raga, è un fenomeno, perché... cioè, uno entra... ebbene, ha cercato anche lui. No, raga, non buttiamola via sto round, è che eravamo in vantaggio. Io sono fiducioso, eh. Bandit de... scemo! Scemo! Coglione, ce n'è uno davanti, Bandit. Oh, l'ha ferito? Grandissimo, zio. Bravo, bravo, bravo. Che bello, raga. Avete visto come ha umiliato Twitch? Godo troppo. Il primo round è andato. Adesso mi sono preso Ash, siccome qualcuno di voi magari dice sempre... che uso i soliti operatori, così variamo. Io, raga, cerco di variare sempre il più possibile. Poi è ovvio che prendo anche gli operatori in base alla mappa che esce, in base ai posti in cui dobbiamo attaccare o difendere. Quindi dipende da tante cose. Però ormai ti sei detto con me, benissimo. Spacca qua, zio. Ah no, c'è Bandit, niente. Non... vabbè, cazzo, c'è andato addosso, si è ferito. Che coglione Termite, non ci posso credere. Io pensavo, pensavo lo vedesse che ci stava il Bandit, dai. Qua non sembra esserci nessuno. Però voglio fare un attimo il giro largo. Qua ho lasciato il drone prima. È aperta, eh. Occhio. Qua hanno lasciato la portina aperta. Oh, c'ho Ivana, perché qui potrebbero fare il colpone della vita. Vabbè, che spacco il filo spinato. Io poi c'ho una prova. Provo a fare un giro particolare, raga. Molto rischioso. Sì, 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 voglio fare del bordello, io voglio spaccare giù tutto. Allora, bisognerebbe dronare, eh. Bisognerebbe dronare, però Mackis di squasa ci vado proprio a cannone. Ne sento uno. C'è uno a sinistra. Oh mio Dio! Oh, oh, oh! Suka! Mongolo! Meno male che lo sento. Ma ho 4 di vita, raga, c'ho 4 di vita. Sono pa... bisognava dronare, l'avevo detto, però... ce l'abbiamo fatta. Sì, con... io, raga, ma c'è qualcuno che mi può buttare a terra? In modo da rianimarmi, nessuno, eh. Se mi butto da qua muoio. No, no, vabbè, allora fanculo. Mi tengo 4 di vita. Qua c'è... bravo, bravo, spacca, Termite. Io provo un attimo a tronare. Siamo 3 contro 3.
Ma non capisco dove cazzo siano loro. Sono tutti dentro? O ce n'è qualcuno? Beccato il jammer! Madonna! Allora, mi sento... L'ho visto? Sì, grande! Grande così! Bella sta kill! Raga, se mi piantano un ago muoio, eh! Cioè, 4 di vita! Incredibile, 4 di vita! Vado piano, cambio il giro, che mi sono fatto sentire di là. Ora mi sono fatto sentire di qua, quindi ricambiamo. Devo giocare con molta pazienza. Sento uno... io non posso usare droni. Porco cane, ma l'ho anche visto. Fuggi, zio! Cambiamo ancora posto. Attività nemica, neutralizzate la minaccia. Arrivo, arrivo, tieni duro, tieni duro, tieni duro. Grandi, ne manca uno, dov'è? Arriva da qua. Mamma mia! Che giocatore, signori! Ne abbiamo fatti 3 a sto giro. Con Bomb Rush. Guarda che bella la mimetica, ragazzi. Sole nero. Che skin. Che dà quel tocco di classe in più. Oh, la 2-0, raga. Adesso mi sono dovuto prendere Ela, perché nel posto in cui siamo venuti a difendere ci sono più spazi stretti, più scontri ravvicinati. Quindi con l'armonia che c'ha questo operatore ho voluto andare, diciamo, un po' più sul sicuro. Poi io magari muoio lo stesso, eh. Non vuol dire niente. Però ho fatto questo tipo di ragionamento, anche per farvi capire un po' voi come mi studio o come mi scelgo gli operatori. Ho messo giù il filo spinato qua. Godo! Maledetto Twitch! L'abbiamo spaccato immediatamente. Qua voglio chiuso, raga. C'ho tutte le mie strategie malate, ma perfetto. Mettiamo una trappola qua, così se arrivano da lì li sentiamo. Sai che io penso più che altro di starmene qua. Non voglio pusharmela più di tanto, raga. Stiamo facendo comunque una bella partita. Il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona. Là tanto si rampina uno, eh. Mi sparo un po' a caso, faccio del casino. Sei in una zona con... L'ho visto. Lo sapevo. Sì, spacca. Sto facendo del bordello da tutte le parti, così non capiscono niente. Ok, ce n'è uno qua. Ce n'è uno qua, ragazzi, e uno anche a sinistra. Sì. Ce n'è un altro sul rampino. Li sento tutti, li sento, ma non so. Non capisco più un cazzo dopo. Ok, guarda Pulse. Infatti. Ma perché la... Cavolo. Raga, se dronano sono messo malissimo. Adesso... No, non dirmi che... Stanno dronando davvero questi? No, stanno dronando... No, ok, non penso che abbia visto, raga. Non penso... Figa, ma là ce n'è uno. Dai, fatti vedere. Godo! Vai! Seccato. Oddio! Mi sono bloccato. Aiuto! Aiutate! Raga, sono in panico. Minchia, 800 porte io. Stiamo qua. Allora, hanno rotto là, non lo sapevo io. No, 3 contro 3, raga. Madò, io sparo. Hanno seccato fratello Bandit, era Bandit quello. Tua madre, mi tocca fare un clutch. Mi tocca fare il clutch della vita. Da dove cazzo mi spara? Oddio, l'ho visto. Da stunnato, raga. Dove sono gli altri? No, da stunnato, ragazzi. Se porta a casa il round, non devo farmi sentire, sennò sono finito. Dai, ne arriva uno qua. Cazzo, vai. È entrato. Sì. Sì. Coglioni. Coglioni. Mamma mia, raga. Fagli sti cazzo di suca suca. Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto, raga? Un bel clutch. Era molto difficile qua. Era davvero molto difficile. Anche perché comunque voglio dire, guarda che bella partita stiamo facendo, raga. Madonna mia. Esaltatissimo per il clutch, signori. Non che fosse proprio impossibile, però ogni volta che uno si riesce a portare a casa un round, quando è da solo contro 3, 4 o 5 persone, insomma, è sempre una bella soddisfazione. Mi sono preso Sledge. Così sto cambiando proprio più operatori possibili. Oggi li ho cambiati tutti. Ne ha già seccato uno, bella. O ha fatto spawn kill, oppure è un grandissimo coglione. Sono andati a difendere anche loro qua. Io ho paura che... Aspetta che tiro il drone. No! No, raga, ho fatto il film, è cascato il drone. Aspetta che devo rampinarmi di nuovo. Occhio termite, che ho paura che possano uscire da là. Mi hanno seccato un altro. 5... Beh, raga, che squadra. Si sono scatenate questo round, eh. Se c'è qualcuno lì, vola. C'è qualcuno anche... No, aspetta che c'è la roba di Jäger. Ok, io la tiro. E poi guarda raga come li metto in difficoltà. Io entro, così si agitano tutti. E vedi? Che bastardo. Arriva da scale a destra. Grandi,
Oddio, ma arrivava davvero da scala destra? No, perché se arrivava da scala destra... Eh sì, arrivava da scala destra. Oh, raga, ste cuffie sono una bomba. Guardala qui, Caveira. Signori, incredibile ma vero, un'altra vittoria perfetta, un altro 4-0. Questa volta di mezzo c'è stato un bel clutch. Anche il video di oggi ormai è giunto al termine. Mi raccomando, come sempre, spolliciate, commentate. Come sempre, vi do l'appuntamento domani, sempre qui sul mio canale, per un nuovo video dal vostro Esector. È tutto, un saluto e un abbraccione. Ciao campioni!